dovete proteggere la vostra casa, ma non avete intenzione di rompere i muri per far passare dentro metri di cavi? È un desiderio diffuso ed è il motivo per cui sono nati i sistemi antifurto senza fili. Sono impianti che sfruttano le onde radio e mettono in comunicazione una centrale di allarme con rilevatori di movimento, rottura vetri, antiscasso, di fumo, tutto quello che esiste per gli impianti filari. Ogni rilevatore è alimentato da una batteria interna e comunica lo stato di carica alla centrale di allarme. Se la batteria è scarica, il segnale di sostituzione batteria viene visualizzato sulla centrale col sensore relativo. Ma i sensori trasmettono alla centrale anche i segnali di supervisione, di manomissione e naturalmente il segnale di allarme. Proviamo a vedere come funziona un sistema senza fili, in particolare il sistema FreeWave di Crow. Se c'è un tentativo di intrusione, il sensore che lo capta trasmette il suo codice identificativo seguito da una segnalazione di allarme. Il codice viaggia su onde radio con portante 868 MHz, trasmesso in modulazione FSK ed è univoco per ogni sensore. Così la centrale può decodificarlo, capire quale sensore l'ha inviato e allo stesso modo comunicare l'allarme ai dispositivi acustici e al combinatore telefonico. Tutti i rilevatori sono ad autoapprendimento, il che vuol dire che al momento dell'installazione basta attivare il sensore perché la centrale registri l'ID relativo e lo riconosca senza possibilità di errore. E naturalmente è previsto anche un controllo periodico che verifica la presenza di tutti i sensori, controllo che tuttavia può anche essere disattivato dall'installatore. Il cuore del sistema è la centrale FreeWave 64 e intorno a lei ruotano un'enorme varietà di sensori capaci di soddisfare ogni tipo di richiesta. La FreeWave 64 è una centrale senza fili che lavora ad una frequenza di 868 MHz. Gestisce 60 rilevatori radio e 4 filari che possono essere raggruppati in 4 aree e poi ha un comunicatore telefonico incorporato che permette la gestione dell'impianto tramite linea telefonica. Ma il comunicatore consente anche altre funzioni interessanti. Prima di tutto la comunicazione digitale per gli istituti di vigilanza. Poi l'invio di chiamate vocali con 20 messaggi personalizzabili a 6 numeri telefonici prestabiliti su 4 sequenze telefoniche. E permette anche all'utente di chiamare il numero a cui è collegata per verificare a distanza lo stato dell'impianto, inserirlo o disinserirlo, comandare le uscite o effettuare un ascolto ambientale tramite il microfono incorporato. Un bel numero di funzioni interessanti, vero? Ma non abbiamo mica finito. La FreeWave 64 permette di programmare in 20 modi diversi gli utenti e in 10 modi diversi anche i sensori dell'impianto. Così si possono organizzare gruppi di utenti e di zone e non bisogna impostare singolarmente funzioni e autorizzazioni, un'ulteriore comodità. E poi si possono programmare fino a 8 fasce orarie per inserire o disinserire l'impianto, limitare gli utenti o attivare uscite per usi particolari, tutto in maniera automatica. Naturalmente disturbi elettromagnetici esterni, presenza di quadri elettrici e distanze elevate fra centrale e sensori, potrebbero diminuire l'efficacia di un qualunque sistema wireless ed è per questo che la serie FreeWave utilizza la tecnologia più avanzata disponibile. Filtro SAW selettivo del segnale RF in ingresso, controllo di interferenza dei segnali RF, test RSSI del segnale ricevuto per ogni dispositivo collegato. Tutte queste funzioni che sommate rendono estremamente sicuro il sistema senza fili di Crow. Ok, diciamo la verità. Se siete installatori probabilmente conoscevate già il sistema FreeWave di Crow, perché è uno dei più sicuri e funzionali sul mercato. Tuttavia abbiamo voluto approfondire un po' il discorso ed inaugurare così una serie di video dedicati ai prodotti Crow. E nel prossimo video di questa serie analizzeremo l'ampia gamma di rilevatori che completano il sistema FreeWave. Non perdetelo!